nostra Carrara. Io farei un applauso alla nostra città e anche ai campioni del giro che sono stati veramente bravi. Dopo ce ne sarà anche un altro di video, vedremo. Allora, buon pomeriggio a tutti, intanto mi presento, io sono Matteo Bernabé, sono giornalista e ricopro il ruolo di ufficio stampa del Movimento 5 Stelle di Carrara. Oggi, come da titolo dell'evento di oggi, insomma, parleremo di idee e di persone. Le idee e le persone del Movimento 5 Stelle che a breve presenterà i suoi candidati al Consiglio Comunale e il suo candidato sindaco per le prossime elezioni amministrative del 11 giugno. L'evento durerà poco più di un'ora e vi ricordo inoltre che il Movimento 5 Stelle ha iniziato proprio oggi la raccolta delle firme per la presentazione della lista, quindi chi non avesse firmato può farlo qua fuori dalla sala. A questo punto direi di iniziare chiamando il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle di Carrara, Francesco De Pasquale. A te la parola, Francesco. Buonasera a tutti, grazie innanzitutto di essere intervenuti così numerosi. Il video iniziale ci ha sicuramente colpito, facendoci provare anche un po' di orgoglio, ci ha mostrato le bellezze e le potenzialità di una Carrara che è e resta, nonostante tutto, meravigliosa. Ecco, ci piace aprire questa serata parlando proprio di questo, di come, a proposito della nostra città, non si possa far altro che provare meraviglia. E questo sarà un po' il leitmotiv della serata. Il nostro territorio è meraviglioso e noi restiamo meravigliati di come sia assolutamente mancata la capacità, forse la volontà, di metterne a frutto le enormi potenzialità. E restiamo meravigliati di come sia mancata assolutamente, negli anni, la capacità di creare opportunità di occupazione, di benessere collettivo, meravigliati di come sia mancata la volontà di impegnarsi a immaginare un futuro diverso, capace di realizzare finalmente quelle promesse di prosperità che a prima vista sembrerebbero scontate, una conseguenza obbligata di queste meraviglie. Abbiamo una realtà unica al mondo, per la quale Carrara è nota a ogni latitudine, potremmo dire anche a ogni longitudine, e ci meraviglia il fatto che di questa risorsa, stiamo ovviamente parlando del marmo, non si sia riusciti ad andare oltre l'aspetto industriale, l'aspetto quantitativo, quante tonnellate abbiamo estratto quest'anno. Peraltro con una continua e progressiva emorragia di posti di lavoro, la tecnologia in questo è matrigna, potremmo dire, nonostante la crescita esponenziale delle quantità escavate, si estrae sempre di più, ma i posti di lavoro sono sempre di meno. E senza un'adeguata ricaduta sulla città in termini economici, basta guardarsi intorno, probabilmente per effetto di quelle plurisecolari inefficienze amministrative, tanto per citare niente poco di meno che la Corte Costituzionale nella sentenza dello scorso anno, alle quali piano piano, poi alla fine, un po' tutti ci siamo abituati. Ci meraviglia prendere atto di come negli anni del marmo si siano tralasciati gli aspetti culturali, gli aspetti artigianali ed artistici, quelli capaci di dare una vera identità a una città unica, per renderla attraente, per poterle
far realizzare finalmente la vocazione turistica. Il turismo, ecco, rimaniamo meravigliati nel prendere atto di come sia assolutamente mancata negli anni la volontà di trasformarla in una risorsa. Rimaniamo meravigliati della totale assenza di una visione strategica. Rimaniamo meravigliati della sostanziale rinuncia all'idea di una città accogliente, viva, capace di generare lavoro e benessere per i cittadini. E questo nonostante la città abbia la fortuna non soltanto di poter offrire le bellezze che abbiamo visto, ma anche di trovarsi praticamente a metà strada tra i due poli più frequentati dal punto di vista turistico in Italia. Stiamo parlando delle Cinque Terre e di Pisa con la sua torre. Ci meraviglia la totale assenza di interesse da parte di chi ci ha governato fino ad oggi rispetto alla possibilità di intercettare questi flussi di persone, flussi possiamo definirli enormi, e di poterli trasformare in risorsa economica. Ci meraviglia verificare ogni giorno l'assenza di tutti quegli elementi minimi necessari per rendere la città piacevole, attrattiva, senza che ci sia bisogno di chissà quali risorse, parliamo ovviamente di risorse economiche, ma più probabilmente di una precisa volontà politica e di una buona capacità organizzativa. Anche partendo dalle piccole cose, non c'è bisogno di fare, secondo noi, cose galattiche, come una maggiore attenzione verso la pulizia, il decoro urbano, una cartellonistica capace di accogliere il turista e non farlo sentire spaesato, arrivato in qualche modo in un pianeta sconosciuto. Una buona promozione del territorio affinché tutti finalmente conoscano le meraviglie che la nostra città è capace di offrire con le sue bellezze e la sua cultura. Ecco, la cultura. Un altro elemento che consideriamo strategico per il rilancio della nostra città. Dobbiamo essere capaci di riappropriarci della nostra cultura. Dobbiamo riuscire a trasformarla in un volano di sviluppo economico e occupazionale. Tutto l'opposto di quello che è stato fatto in questi decenni. Restiamo meravigliati nel vedere come Carrara, nonostante un'identità culturale storicamente consolidata, vive in una condizione di abbandono, di emergenza culturale, caratterizzata dall'assoluta mancanza di programmazione di eventi artistici, di adeguata rilevanza, non di basso livello, mancanza di centri di aggregazione, di spazi aperti alla collettività, anzi abbiamo assistito esattamente all'opposto, alla chiusura di spazi collettivi. Una città, per essere viva, vivibile, vissuta e attraente, ha bisogno di tutte queste cose. Restiamo meravigliati di come si sia persa la memoria del passato e si continua a volerla cancellare. Non dimentichiamo la proposta recente di realizzare una strada per i camion su una via di Lizza, tanto per parlare della nostra storia. E di come sia mancata la capacità di far ricadere sul territorio il grande richiamo di cui potremmo disporre, anzi di cui disponiamo ma che non usiamo. Michelangelo, Canova, Thorvaldsen, Generani, Moore, tanto per citarne alcuni, sono nomi che potrebbero diventare veri e propri testimonial dello sviluppo della nostra città, se solo lo vogliamo, se solo l'avessimo voluto finora. Senza contare il potenziale rappresentato dall'Accademia di Belle Arti, non dimentichiamolo, e dai laboratori artistici e artigianali disseminati per la città, cioè tutto quel tessuto che si è fatto morire, degradare nel tempo invece di utilizzarlo come volano di sviluppo.
Restiamo meravigliati di come, pur forti di tutto questo, molti si siano purtroppo rassegnati ad un recente passato e a un presente, vedremo il secondo video, che non saranno comunque capaci di toglierci la fiducia nel futuro. Adesso abbiamo presenteremo il secondo aspetto di quella che è la nostra città. Finora abbiamo visto la parte positiva, adesso guardiamo quella negativa, ma sempre rimanendo fiduciosi nel futuro. A Carrara, Sassi e grida contro il sindaco, esplode. E a Carrara, Sassi e grida contro il sindaco, esplode la rabbia dopo la quinta alluvione. In pochi anni migliaia di persone chiedono le dimissioni della giunta e occupano il municipio. Il sindaco si affaccia sulle scale, la giunta dice non ha responsabilità su quello che è accaduto, non fa in tempo a finire la frase. Dopo l'esplosione nello stabilimento Fermo Plant, la protezione civile esclude che ci siano effetti tossici e di inquinamento tali da giustificare provvedimenti di emergenza. Nel mare è mantenuto il divieto di balneazione per 1 chilometro di costa davanti alla foce del torrente Lavello. Qualche preoccupazione c'è per le falde idriche. Il Movimento 5 Stelle di Carrara si chiede perché l'amministrazione comunale non abbia fatto ricorso in Cassazione sul caso della ex Rumianca, perdendo così un'occasione per ricercare e ottenere verità e giustizia sul caso dell'enorme terreno inquinato. Di quel e nel cominciare a parlare di coraggio
non possiamo farci una domanda. Con quale coraggio i personaggi che da anni amministrano questa città chiedono di nuovo la fiducia ai cittadini? Con quale coraggio cercano di essere credibili coloro che in un modo o nell'altro hanno contribuito a tutto quello che abbiamo visto finora? Con quale coraggio pretendono di raccontarci la storiella, se preferite la favola, della discontinuità? Ci sarebbero tantissime risposte possibili e probabilmente le conoscete, ma preferisco fermarmi qui. Tanto non volevo parlarvi di questo coraggio, che tra l'altro potremmo definire nel nostro dialetto la faccia frusta. E allora riprendiamo il filo, torniamo a ragionare di coraggio, quello positivo, delle diverse sfaccettature che possiamo attribuire alla parola coraggio, e ne avremo bisogno. Sicuramente, dati i tanti anni trascorsi e data la situazione, a Cararino non è mai mancato il coraggio della sopportazione, mentre alle sue spalle si giocavano su altri tavoli delle lotte di potere che piano piano lo hanno portato via buona parte di quello che avevamo, costringendo a subire le conseguenze di una politica mai capace di difendere i nostri veri interessi. E così ci siamo adattati più o meno di buon grado alla migrazione verso massa dei principali uffici pubblici, all'ingresso in Gaia, alla cassa di risparmio che è letteralmente scomparsa, diventata genovese ma in realtà scomparsa, fino ad arrivare piano piano alla chiusura dell'ospedale senza avere un adeguato ricambio in prestito, senza avere adeguati servizi. Anzi, chi ha avuto occasione di sperimentare le liste d'attesa ne sa qualcosa. Abbiamo intenzione di continuare a sopportare tutto questo o vogliamo finalmente trovare il coraggio di cambiare? Ecco, per riuscire finalmente a cambiare ci sarà bisogno indubbiamente di tanto coraggio da parte di tutti, non solo noi che ci schieriamo in prima fila, ma anche da parte di tutti i cittadini, perlomeno di tutti quelli che vorranno effettivamente cambiare. Da parte di tutti i cittadini innanzitutto sarà necessario trovare appunto il coraggio del cambiamento, senza credere per l'ennesima volta alle favole di coloro che in una versione, nell'altra, nell'ennesima versione che ci propineranno, altro non sono che degni eredi di coloro che li hanno preceduti, rispetto ai quali non possiamo aspettarci niente di diverso. Se finora così hanno governato, sarà difficile che possano cambiare musica. E facendo attenzione a non incanalare la voglia di cambiamento in estemporanee, poco credibili liste di disturbo o magari in un astensionismo da rassegnazione che farebbe il gioco dei soliti noti. Non dimentichiamocelo, chi dice tanto non cambierà mai niente, indubbiamente favorisce chi finora è stato a governare e a manovrare le redini che ci hanno portato in questa situazione. Crediamo di essere per Carrara l'unica possibile soluzione. Vera, sottolineo, vera discontinuità amministrativa. Noi siamo la discontinuità, non chi lo dice di essere la parola. E chiediamo a tutti i cittadini desiderosi di cambiamento il coraggio della fiducia, senza cedere alle solite vuote argomentazioni dei nostri detrattori, che ovviamente sono numerosi, ma prendendosi il tempo di valutare le cose per quello che realmente sono. Prendiamoci tempo, valutiamo, scegliamo, pensiamo, perché è tutto molto trasparente, i nostri obiettivi,
i nostri valori, le nostre proposte e soprattutto, cosa importantissima in una realtà come quella di Carrara, la linearità del nostro percorso e la qualità di tutte le persone che formano il nostro gruppo, candidati consiglieri e quelli che sono, saranno i candidati assessori. Ai nostri sostenitori, a tutti voi, chiediamo il coraggio della testimonianza. C'è bisogno assolutamente, c'è assolutamente bisogno di portatori sani di cambiamento e siete voi. E per questo vi chiediamo di sostenerci in questa lunga e quotidiana campagna elettorale, di partecipare alle nostre iniziative e soprattutto di essere per noi, ma in realtà soprattutto per voi stessi, il seme di un cambiamento di cui la città ha assolutamente bisogno. Siate coraggiosi, coinvolgete le persone, dedicate un attimo del vostro presente al miglioramento del vostro futuro. Siate coraggiosi. Per quanto ci riguarda, quanto riguarda il Movimento 5 Stelle di Carrara, abbiamo già chiaro cosa ci aspetta e non sarà facile, servirà anche a noi molto coraggio. Se i cittadini vorranno darci la fiducia, noi siamo pronti. Sappiamo che non sarà un'impresa facile, servirà anche per questo un grandissimo coraggio, anche da parte nostra. Andremo a ereditare, se eletti, una situazione di estrema difficoltà, un tessuto sociale di relazioni tutto da ricostruire, criticità economiche ed amministrative di notevole entità, magari con aspettative di risultati immediati poco conciliabili con progetti di medio e lungo termine. Ma abbiamo l'obiettivo di mettere in pratica il nostro programma ed avremo il coraggio di fare tutte le scelte necessarie per la sua attuazione, anche se difficili. A cominciare dai nuovi criteri di gestione dell'intera macchina amministrativa, basati sull'interesse pubblico, non sull'interesse di lobby, basati sul merito e sulla competenza, e non sull'appartenenza a un partito o a un altro partito. E infine saremo, e siamo da voi, e davvero ancora in tema di coraggio, ho il piacere di presentarvi, alla fine di questa carrellata, in rigoroso ordine alfabetico, perché per noi non ci sono altre preferenze che l'ordine alfabetico, al massimo potremmo scegliere l'ordine di età, però potrebbe indubbiamente non piacere a qualcuno, ma per noi gli unici ordini che ci sono quello alfabetico, appunto quello anagrafico, non altri, né il numero di voti. Quindi ho il piacere di presentarvi i primi 8 nostri candidati consiglieri per il Consiglio Comunale, cittadini come voi, desiderosi di cambiamento, che hanno avuto il coraggio di impegnarsi in questa sfida, di metterci la faccia per cambiare questa città. Direi di mandare il video di presentazione della... Ho scritto il libro io, su Carrara, una nostra donna. Voi a chi vi, dove prendete queste cose? Chi ve le dà queste cose? Questi morti che succedono tuttora, che ora vengono fuori con le lezioni. Franco Barattini, 56 anni, carrarese, operatore socio-educativo, ha deciso di candidarsi per noi di anni di costruire per portare voce a tutti.
Franco Barattini, 56 anni, carrarese operatore socio-educativo, ha deciso di candidarsi col Movimento 5 Stelle per portare voce a chi convive con la disabilità. Uno dei punti del movimento che più lo hanno convinto a impegnarsi era già nella Carta di Firenze nel 2009 del nascente Movimento 5 Stelle e prevedeva un piano di mobilità per i disabili, un argomento su cui Carrara è in forte ritardo. Sogna con De Pasquale sindaco una città che abbia cura di tutti i cittadini, dove il motto "nessuno deve restare indietro" non resti solo un proclama, ma venga attuato per far diventare Carrara una comunità per tutti. Marco Barilli, 53 anni, quadro direttivo presso la Cassa di Risparmio di Pistoia della Lucchesia, vive a Sant'Antonio con la moglie. Ha deciso di candidarsi col Movimento 5 Stelle perché pensa che ognuno di noi debba mettersi in prima linea per migliorare il suo quartiere, la sua città e la sua vita senza delegare ad altri questo compito. Sogna con De Pasquale sindaco di riportare Carrara a essere un esempio da seguire, dove cultura e benessere diffuso possano diventare una realtà e non siano condannati a rimanere soltanto un'utopia. Cesare Bassani, 55 anni, sposato con Cristina, 3 figlie, tipografo, gestisce in centro città un negozio nato nel lontano 1955. Ha deciso di candidarsi col Movimento 5 Stelle per tentare con tutte le armi democratiche a disposizione di rovesciare il degrado fisico, umano e culturale della nostra Carrara. Sogna con De Pasquale sindaco che la nostra città possa finalmente tornare agli antichi fasti, perché è davvero convinto che noi carrarini in fondo ce lo meritiamo. Barbara Bertocchi, 44 anni, nata e vissuta a Carrara, 2 bambini stupendi e un marito artista con il quale gestisce da più di 10 anni uno studio di scultura tra le cave, dove organizza corsi ed eventi culturali. Ha deciso di candidarsi col Movimento 5 Stelle per dare il suo contributo, per vincere le prossime elezioni e per mandare a casa questo gruppo di incompetenti e arroganti che fanno di tutto tranne che il bene dei cittadini. Sogna con De Pasquale sindaco di risollevare Carrara da anni di degrado ambientale, sociale e culturale, o quantomeno potrà dire ai suoi figli di averci provato. Lucilla Calzolari, 66 anni, pensionata, è sposata da una vita con Ruggero e ha 2 figli adulti. Ha deciso di candidarsi col Movimento 5 Stelle perché desidera portare il proprio piccolo contributo al cambiamento del nostro paese, affinché onestà, giustizia ed uguaglianza sociale ne possano diventare il fondamento. Questo è il Movimento 5 Stelle. Sogna con De Pasquale sindaco di vedere una Carrara nuova, liberata da decenni di immobilismo amministrativo, finalmente a misura di cittadino. Mario Calzolari, 57 anni, ex area manager, 2 figli, vive ad Avenza con la compagna. Ha deciso di candidarsi col Movimento 5 Stelle dopo 5 anni da attivista per dare il suo contributo al cambiamento della città, riprendendo un impegno sociale che lo ha visto in passato tra i fondatori del Centro Documentazione Handicap. Sogna con De Pasquale sindaco di contribuire a portare nell'amministrazione un metodo condiviso di gestione delle risorse per trovare soluzioni adatte a migliorare la qualità di vita dei cittadini. Sara Francesca Cucurnia, 37 anni, impiegata in un'agenzia marittima, 2 figli, vive a Marina di Carrara con la famiglia. Ha deciso di candidarsi col Movimento 5 Stelle perché convinta, a differenza di quello che ci hanno voluto far credere fino ad oggi, che la nostra città sia piena di risorse ed opportunità e che solo un'amministrazione a 5 stelle sia in grado di farle emergere. Sogna con De Pasquale sindaco una città dove servizi, arte, cultura e turismo possano essere finalmente la chiave per aprire la città al futuro e nella quale i nostri figli possano essere fieri di vivere. Daniele Del Nero, 48 anni, piccolo imprenditore, vive a Sorniano con la moglie e la figlia. Ha deciso di candidarsi col Movimento 5 Stelle per dare testimonianza di come un cittadino davvero desideroso di cambiamento, pur senza un passato da attivista 5 Stelle, possa aver individuato nel movimento lo strumento più adeguato per poter finalmente pensare a un modo diverso di amministrare la città. Sogna con De Pasquale sindaco di lasciarsi alle spalle tutte le occasioni perse che hanno reso Carrara una città abituata a vivere al di sotto. Sì, velocemente Franco Barattini, Marco Barilli, Cesare Bassani, Barbara Bertocchi, Cesare Castellari, Barbara Castellari, Barbara Castellari.
iniziamo questa breve intervista. Allora, intanto voglio chiedere a Francesco chi è Francesco De Pasquale e cosa fa Francesco De Pasquale, per quei pochi che non lo conoscono ancora. Allora, Francesco De Pasquale è un ex bancario della Cassa dei risparmi di Carrara che di punto in bianco ha deciso di lasciare la banca per fare l'insegnante. Passato a fare nel campo dell'insegnamento, ha conosciuto la propria moglie e successivamente ha messo su famiglia. Siamo sposati da più di 10 anni, abbiamo un bimbo di 7 anni e viviamo qui nel centro città. Mi occupo di insegnamento di italiano, storia e geografia alle scuole medie, per la precisione nella ex Carducci Tenerani, ora nell'istituto comprensivo dal nome obbrobrioso scelto dai nostri amministratori di istituto comprensivo Carrara e Paese a Monte, un anonimato di una lunghezza assurda, però purtroppo la politica è anche questo. Parlaci un po', se hai degli hobby, dei passatempi, dici un po' qualcosa di te, insomma. Allora, gli hobby e i passatempi dovrebbero essere la corsa. Se ce l'hai ancora, insomma. Esatto, purtroppo la corsa è sempre, in realtà è diventata una corsa contro il tempo, per conciliare l'attività di consigliere comunale, l'attività di padre di famiglia, l'attività di insegnante, l'hobby, l'altro hobby, quello di contadino, vignaiolo di collina, diciamo un hobby che permette da un lato di disintossicarsi dagli impegni della vita quotidiana, ma indubbiamente faticoso, però insomma dà anche le sue soddisfazioni. Ecco, un'altra cosa che diciamo non tutti sanno è il tuo soprannome, no? Perché qualche giorno fa su Facebook, sulla pagina del Movimento 5 Stelle di Carrara, un utente ha chiesto perché nel manifesto della campagna elettorale che vediamo qui dietro DEPA fosse stato scritto in rosso, no? Fosse stato evidenziato in rosso. Spieghiamolo per chi ancora non lo sa, insomma, questo tuo soprannome, perché gli amici e gli attivisti del Movimento 5 Stelle ti chiamano DEPA, anzi d'ora in poi in questa intervista ti chiamerò DEPA anch'io. Anche gli alunni sono per quello. Diciamo che ho sempre avuto il problema, non è praticamente eccessivo, ma il problema è di avere un cognome lungo, per cui quando c'è da firmare ci vuole sempre un po' di tempo. Poi per carità mia cugina mi batteva perché aveva 3 cognomi, quindi era indubbiamente, probabilmente è un problema di famiglia. Ma di là di questo, quando lavoravo alla Cassa di risparmio negli uffici interni, quindi relazionarsi con le filiali che sono sempre, o meno erano sempre operate di lavoro, imponeva una certa velocità. E quindi la prima velocità ho cominciato a utilizzarla nel nome e quindi a utilizzare appunto questa abbreviazione per essere molto più sbrigativa e arrivare subito al sonno, ecco. Allora, arriviamo ai tempi del Movimento 5 Stelle, perché chiaramente per governare la città il Movimento 5 Stelle ha delle idee. Quali sono quelle, diciamo, che caratterizzano di più le idee principali del programma del Movimento 5 Stelle per Carrara? Sì, è chiaro, ora non evitiamo gli approfondimenti perché altrimenti non finiremo più. Il programma è lungo, speriamo di poterlo attuare se saremo eletti nella maniera più completa, anche se sarà indubbiamente difficile perché immaginiamo le macerie che ci lasceranno e che continuano comunque ogni tanto a venire fuori durante i consigli comunali. Il programma, almeno la bozza, è già presente sul nostro meetup, sul meetup Carrara, per cui chi già è curioso se lo può cominciare ad andarlo a leggere, anche se non nella versione definitiva. I nostri punti di partenza sono, come abbiamo visto prima, la cultura, il turismo,
da abbinare appunto insieme per creare un volano, cioè una nuova cultura del marmo, una cultura a 360 gradi del marmo, non semplicemente una cultura di quantità, una cultura per cui il marmo deve essere solo le tonnellate prodotte, o meglio, estratte. Il marmo deve diventare un volano di cultura e un volano assieme al turismo, cioè mescolando cultura, turismo e marmo, noi siamo coniugandolo nel, secondo la nostra ottica, si riesce a innescare un circuito virtuoso per cui non nel breve termine, chiaramente ci vorrà del tempo, però siamo sicuri di poter attivare questo circuito che ci permetta di essere ulteriore volano di sviluppo. Poi le, diciamo, i dettagli, ripeto, li approfondiremo magari in un'altra occasione quando faremo delle sedute, degli incontri specifici sugli studio. In qualche punto del programma, lo anticipo, lo vedremo anche più tardi, tra poco, insomma. Tu hai parlato di marmo, parliamo un attimo di marmo, no? Perché c'è questa voce in giro a Carrara per cui il Movimento 5 Stelle vorrebbe chiudere le cave. È così? Allora, come direbbe Pirandello, così a suo ripare, il sottoscritto fa parte della Commissione Marmo. In Commissione Marmo abbiamo presentato decine e decine di emendamenti alla nuova bozza di regolamento, regolamento degli aghi marmiferi, che dovrebbe allinearsi a quanto afferma la Corte Costituzionale, prima che a quanto, diciamo, impone la legge regionale sulle cave del 2015. Se volessimo chiudere le cave, il regolamento degli aghi marmiferi consisterebbe in un unico articolo: gli aghi marmiferi del comune di Carrara vanno tutti chiusi, punto. Siccome gli emendamenti che abbiamo presentato al regolamento degli aghi marmiferi non sono assolutamente di questo tenore, dicono tutt'altra cosa, ci pare evidente che l'intenzione non sia quella. L'intenzione, queste voci ovviamente sono diffuse ad arte da chi vuole in qualche modo screditarci, vuole in qualche modo additarci come talebani dell'ambiente, quando in realtà sappiamo bene che dobbiamo contemperare tutte le varie voci che compongono una città per poterle armonizzare. Questo sì, questo è la realtà. Quello che loro, che qualcuno ci vuole far credere è questo, cioè lancia la voce che il movimento vuole chiudere le cave perché uno, gli fa comodo. Due, semplicemente perché il movimento chiede di rispettare la legge. Ora, se far rispettare la legge significa chiudere le cave, i casi sono due: o viviamo nell'illegalità più assoluta e qualcuno vuole continuare a vivere nell'illegalità più assoluta e quindi nella mancanza di democrazia, non dimentichiamocelo, oppure se vogliamo mantenerci nel solco della legalità, non vedo che cosa ci si possa contestare. Mi sembra che la risposta sia chiara, insomma. Quindi, ultima domanda di questa prima parte di intervista: perché la gente dovrebbe votare Francesco De Pasquale, anzi votare il DEPA, e non per esempio il candidato del PD? PD? Quale? Cos'è il PD? Un ectoplasma, una beba in continua trasformazione? Poi alla fine penso che gli iscritti stessi non sappiano più di cosa stanno parlando. Sinceramente, premesso che ritengo opportuno il voto non solo al candidato sindaco ma anche alla squadra, che è importante, non dimentichiamoci, non sono da solo, c'è la squadra dei consiglieri, ci sarà la squadra dei candidati assessori che presenteremo, se non completamente, almeno in buona completezza prima delle elezioni.
non si può fare confronto, la discontinuità siamo noi, punto. Allora, quando la prima parte di intervista, chiedo alla regia di lanciare il secondo blocco di presentazione dei candidati al Consiglio Comunale. Grazie. Stefano Dell'Amico, 48 anni, piccolo imprenditore, vive ad Avenza con la moglie Anna e Leo, un terremoto di gatto simpaticissimo. Ha deciso di candidarsi col Movimento 5 Stelle perché vuole impegnarsi insieme a un gruppo fantastico a realizzare quel cambiamento che tanto desideriamo, un cambiamento che appare rivoluzionario ma in realtà è solo l'insieme di idee, buonsenso e voglia di ribaltare una realtà artificiale e disastrosa. Sogna con De Pasquale il sindaco una città migliore per tutti, perché merita di esserlo, una Carrara nuova che ci aspetta e sarà bellissimo farne parte. Daniele Ghiotti, 28 anni, titolare di un'impresa di pulizie, vive a Nazzano con la madre e a due fratelli. Ha deciso di candidarsi col Movimento 5 Stelle perché pensa che il movimento sia l'unico strumento nelle mani di cittadini onesti e capaci per riportare nuovamente la politica a fare gli interessi dei cittadini, e di questo la città ha assolutamente bisogno. Sogna con De Pasquale sindaco di veder rinascere Carrara dalle condizioni in cui è stata volutamente gettata da chi ci ha governato per tutti questi anni. Gabriele Guadagni, 31 anni, commerciante di terza generazione, vive a Marina di Carrara. Ha deciso di candidarsi col Movimento 5 Stelle per dimostrare che ognuno di noi può portare un bagaglio di competenze senza aver vissuto di politica, senza avere scopi privati, e pensa che il movimento possa essere l'unico strumento capace di attuare un nuovo modus di concepire l'amministrazione. Sogna con De Pasquale sindaco di poter ricominciare a parlare di Carrara non con il classico tono malinconico, ma con toni di gioia e di orgoglio, ed è assolutamente certo che tutto questo sia possibile. Tiziana Guerra, 44 anni, sposata con Ivan da 21, mamma a tempo pieno di due figli, appassionata di hobbistica creativa, musica, coltivazioni biologiche, pratica tiro a segno da agonista. Ha deciso di candidarsi col Movimento 5 Stelle perché grazie al movimento che ha incontrato la politica, un mondo fino ad allora totalmente distante, per far rivivere la città partendo dalla sua storia e dal suo presente per dare vita al suo futuro. Sogna con De Pasquale sindaco una nuova gestione del territorio e delle sue realtà, in grado di creare basi solide sulle quali costruire uno sviluppo costante e certo della nostra città, che porti a un futuro vivibile per i nostri figli. Mauro Lancioni, 62 anni, ex dirigente, padre di tre figli, vive a Marina di Carrara con la famiglia. Ha deciso di candidarsi col Movimento 5 Stelle per contribuire a risolvere i problemi di tutti i cittadini e non solo di una parte, nella certezza che chi è delegato a farne gli interessi debba essere prima di tutto trasparente e onesto. Sogna con De Pasquale sindaco di vedere attuato un cambiamento radicale della classe politica locale che ha amministrato la città per decenni, con i risultati attuali. Ivan Lenzoni, 47 anni, dipendente di un'azienda privata, marinello da sempre, vive a Bonascola con la moglie e due figli. Ha deciso di candidarsi con il Movimento 5 Stelle, di cui condivide la voglia di cambiamento, la trasparenza e l'innovazione, perché lo considera l'unico strumento che può avere un cittadino libero da legami politici per far sentire la sua voce. Sogna con De Pasquale sindaco un'amministrazione che guardi ai giovani non come un problema, ma come una risorsa su cui investire per il futuro, cogliendo tutte le opportunità che potranno presentarsi. Giovanni Montesarchio, 30 anni, ingegnere civile libero professionista, vive a Carrara. Ha deciso di candidarsi col Movimento 5 Stelle per contribuire in prima persona alla rinascita e sviluppo della città, mettendo a disposizione dei cittadini le competenze specifiche maturate durante il percorso di studio e nel corso della propria attività professionale. Sogna con De Pasquale sindaco di vedere finalmente realizzato un percorso di cambiamento che possa riportare entusiasmo e vitalità a Carrara. Marzia Gemma Paita, 48 anni, impiegata amministrativa in un'azienda locale,
vive a Carrara con il figlio di 17 anni. Ha deciso di candidarsi col Movimento 5 Stelle perché, pur disgustata dal comportamento arrogante e spregiudicato che in questi anni ha contraddistinto la politica locale, crede ancora nelle persone oneste e nel loro impegno. Sogna con De Pasquale sindaco di dare il proprio contributo nel restituire speranza a una città da troppo tempo saccheggiata. Invite candidati a Zarsi, Stefano Dell'Amico, Daniele. Ok. Riprendiamo la nostra intervista, siamo quasi in fondo, ve lo anticipo. Come abbiamo visto, quindi le persone rappresentano una parte importantissima del Movimento 5 Stelle. Ecco, come è arrivato il Movimento 5 Stelle a selezionare questi candidati, ma a selezionare anche tu stesso, il candidato sindaco, e gli aspiranti assessori, due dei quali sono già stati, diciamo, nominati? Ecco. Allora, intanto il sottoscritto viene dall'esperienza del Comitato SS Carrara, si è battuto per anni contro le polveri in città legate al traffico pesante dei camion. È stato questo il punto di contatto con il Movimento 5 Stelle. Successivamente nel 2012 ho dato la disponibilità per la candidatura e attualmente appunto ricopro la carica di consigliere comunale. La chiamata come ha funzionato? Semplicemente a settembre abbiamo cominciato a fare le riunioni, gli incontri per stendere il programma. Abbiamo quindi portato avanti tutto questo lavoro che non è ancora finito, anche se nelle grandi linee è abbastanza completo, e in questo percorso di riscrittura del programma, di rivisitazione completa del programma del 2012, abbiamo cominciato a fare la cosiddetta chiamata, cioè l'invito ai cittadini a mettersi a disposizione per formare la lista. O meglio, non tanto i cittadini a mettersi a disposizione del movimento, quanto il movimento a rendersi disponibile alla cittadinanza, perché la filosofia del movimento è proprio questa: è uno strumento che si offre alla cittadinanza per poter finalmente cambiare politica, cambiare le cose, amministrare in modo trasparente, in modo corretto, in modo legale e in modo condiviso. Che è tutta una filosofia completamente diversa da quella che finora i partiti tradizionali hanno fatto. Quindi abbiamo fatto la chiamata ai consiglieri, hanno risposto, se non ricordo male, una quarantina di persone, poi abbiamo fatto la votazione interna, da cui è venuta fuori la lista che oggi abbiamo presentato. Successivamente abbiamo fatto la chiamata, diciamo, questa volta interna per il candidato sindaco. In lizza eravamo due, io e Michele, che presenteremo successivamente nella terza terna dei candidati consiglieri. Abbiamo appunto fatto una votazione anche stavolta cartacea, non online, nonostante la tradizione del movimento, ma del resto c'erano troppe problematiche da risolvere per effettuare una votazione online, e abbiamo preferito dedicare il tempo necessario, anzi, per la stesura del programma, che non a organizzare una votazione online. Per cui a gennaio abbiamo fatto la votazione per il candidato sindaco, che ha dato il risultato che oggi conosciamo. Successivamente abbiamo cominciato a fare la chiamata per i candidati assessori, perché nella filosofia del Movimento 5 Stelle non si ragiona in termini di voti portati da singolo candidato consigliere. Oggi noi abbiamo in giunta degli assessori che sono tali non per le competenze, non per il curriculum, non per le esperienze lavorative che hanno, ma semplicemente perché portano un pacchetto di voti.
Nel nostro caso invece la filosofia è completamente diversa. I cittadini che ritengono di avere le competenze, la capacità, la volontà di lavorare in squadra e la disponibilità a mettersi in gioco possono presentare il proprio curriculum attraverso il sito del Movimento 5 Stelle Carrara. C'è ancora questo format che è ancora disponibile, quindi chi vuole ad oggi candidarsi come assessore può ancora farlo, e attraverso questa raccolta di curricula abbiamo cominciato a scegliere quelli che abbiamo ritenuto adeguati a ricoprire il ruolo. I prossimi li faremo successivamente, contiamo di presentare la squadra più o meno completa prima delle elezioni, in modo tale che i cittadini sappiano non solo chi viene votato, chi votano, quindi candidato sindaco e candidati consiglieri comunali, ma addirittura quella che sarà la squadra, proprio per dimostrare che il nostro metodo è un metodo di trasparenza e un metodo di competenza, cosa che finora sinceramente non abbiamo avuto occasione di apprezzare in chi è al governo della città. Direi a questo punto, visto che ci sono due sedie libere, una alla nostra sinistra e una alla nostra destra, di chiamare i due componenti presentati fino ad oggi della squadra di governo per la futura Carrara, che sono Matteo Martinelli, le prossime domande toccheranno a loro. Siete pronti? Allora, partiamo con Matteo, che è stato designato alle deleghe al bilancio, alle partecipate e tribute locali. Intanto ringrazio Francesco della fiducia e del carico da 11 che ha messo sulle mie spalle. Scherzi a parte, in questi 5 anni, come sapete, sono stato consigliere comunale, ho avuto modo di approfondire quelle che sono state le tematiche legate al bilancio comunale, alle società partecipate, alla gestione del patrimonio e quindi delle casse pubbliche. Sì, possiamo fare partire la prima slide. Vi presento molto molto brevemente quelli che saranno i punti salienti dell'azione amministrativa, se i cittadini di Carrara vorranno darci la loro fiducia, del Movimento 5 Stelle per i prossimi 5 anni. Innanzitutto il Movimento 5 Stelle, come ricorda Francesco, fa uno dei propri capisaldi la partecipazione, la condivisione e la trasparenza, ed è proprio da lì che vogliamo cominciare, da lì che vogliamo partire. Infatti il primo obiettivo che vedete nella slide è proprio trasparenza, pubblicità, partecipazione nella formulazione delle politiche di bilancio. Che cosa significa? Significa che il Movimento 5 Stelle, come prima cosa, inizierà dei percorsi partecipati con i cittadini, perché noi vogliamo spiegare alle persone come il Comune spende le proprie risorse e quindi i nostri soldi. Lo faremo chiaramente durante l'arco del mandato. Inizieremo questo percorso facendo anche scegliere ai cittadini come ritengono più opportuno che siano investiti le loro finanze. Lo facciamo perché noi, come ha detto Francesco, la giunta sarà strutturata da persone che mettendo al primo posto la competenza, però noi non abbiamo l'arroganza né la superbia di pensare di avere sempre ragione, quindi riteniamo che sia opportuno confrontarsi con i cittadini, riteniamo che dal confronto con la cittadinanza possano arrivare idee utili al benessere di tutti, e appunto lo strumento che utilizzeremo è quello del bilancio partecipato e bilancio partecipativo. Vado velocemente, dicevo, il programma sarà strutturato sul bilancio su 3 canali: partecipazione, condivisione, l'altro anello della catena che andremo ad inserire è quello della gestione della macchina pubblica. Allora, voi sapete benissimo che storia ormai che il Comune di Carrara ha il livello
di indebitamento tra i più alti in Italia. Quindi una delle nostre prime azioni di, che ci lascerà chiaramente in eredità l'amministrazione Carrarese sarà rivolta alla riduzione dell'indebitamento. Come? Agendo su quelle che sono le entrate comunali di maggior pregio, che sono chiaramente le entrate che derivano dai proventi del settore della video. Ora, si faranno belli in questi mesi dicendo che le entrate del comune raggiungono livelli record, 24 milioni diranno. State attenti però che non vi diranno che in questi anni, grazie alla mirabile amministrazione carrarese, e sì, sono sì aumentate le entrate teoriche, cioè quello che il comune chiede ai concessionari, ma è anche aumentato il livello di contenzioso. Perché? Perché in questi anni l'amministrazione comunale ha fatto tutta una serie di errori, che non ora non sto qua a ripercorrere, aumentando a dismisura il contenzioso e quindi permettendo di fatto alle aziende un domani o di pagare meno o addirittura di chiedere al rimborso quanto già versato. Una precisazione: sento ancora parlare di tassamarmi, di imposte. È bene precisare che i concessionari, perché questo sono in realtà, non pagano alcuna tassa, alcun tributo. I concessionari pagano due proventi: un canone di concessione, che è quello che paghereste se qualsiasi persona si mettesse a disposizione un bene pubblico, quale un immobile, come ad esempio un canone di locazione, e un contributo che è dovuto sulla base della legge regionale, tenuto appunto conto che quel settore chiaramente incide pesantemente sul paesaggio e sull'ambiente naturale. Perché? Perché mentre un immobile a grandi linee, con un po' di manutenzione ordinaria e straordinaria, rimane quello, purtroppo le nostre montagne non ricresceranno mai. E questo deve essere chiaro. Quindi aumentare, stabilizzare le entrate dell'Apideo per permettere appunto una ricaduta positiva sulla città, per permettere al comune di fare tutti quegli investimenti, tutti quegli interventi che conosciamo bene sulle scuole, sulle strade, che questa amministrazione purtroppo in questi 5 anni ha drammaticamente tralasciato, ma che noi vogliamo rilanciare. La gestione delle società partecipate. Per me è inaccettabile, non so per voi, che aziende pubbliche che fatturano milioni di euro siano affidate a persone palesemente incompetenti, messi lì solamente dalla struttura di partito per assicurarsi clientele e voti. Questo noi non lo possiamo fare. Quindi introdurremo dei criteri di nomina che saranno trasparenti. Noi vogliamo dei professionisti che guidino le nostre società partecipate, le nostre aziende pubbliche devono essere gestite da persone che siano veramente in grado di portare valore aggiunto, di assicurare una gestione economica sana e di assicurare servizi di qualità superiore ai nostri cittadini. E questo lo possiamo fare semplicemente con una serie di accorgimenti. Innanzitutto creeremo un albo comunale dove tutti coloro che vogliono dare il loro contributo, come stiamo facendo noi per il benessere della propria città, possa farsi avanti, possa candidarsi, e valuteremo appunto il curriculum non guardando le simpatie partitiche o politiche di chi si candida, ma guardando esclusivamente le competenze. Questo è un anello fondamentale, perché voi sapete bene chi hanno messo a governare le nostre aziende. Noi non abbiamo nessun problema a confermare amministratori capaci, anche se non li abbiamo scelti noi, non ci interessa se voi non li interessa è il benessere dei nostri cittadini. Questo deve essere chiaro. Io ho terminato, vi invito a... E 3.000 euro al mese per fare un pane. Dopo ne parliamo. Vi invito la prossima settimana a un incontro che faremo all'autorità portuale, in cui approfondiremo le tematiche legate al bilancio del comune. Grazie per l'attenzione. Allora, in giro da questa parte è il momento di Andrea Raggi, che riceverà le deleghe a attività produttive, lavori pubblici, finanziamenti europei e economia del mare e innovazione.
un altro carico da 11 per citare Matteo Martinelli. Una delle cose che sono state presentate relativamente al programma del Movimento 5 Stelle negli ultimi giorni è stato proprio il porto a 5 Stelle, no? Che sarebbe un ottimo volano anche per creare nuovi posti di lavoro. Ci vuoi dare una panoramica, insomma? Certamente, grazie, saluto tutti. Io magari sono meno noto sul giornale, lui è stato indicato come sposato e padre di famiglia, io come ingegnere giramondo, chiaramente mia moglie è molto irritata, quindi devo dire che sono sposato e ho una figlia. Quello che vi illustrerò stasera è il progetto del Porta 5 Stelle, quello che noi desideriamo portare alla città. Questo è chiaro, non è un progetto velleitario, ma ha molte criticità che vi illustreremo andando a vedere nel dettaglio le varie parti del progetto. Questo è quello che noi pensiamo dovrebbe essere attualmente il porto di Marina di Carrara, restituito alla città in tutta la sua lunghezza. Quindi tutte le banchine che oggi sono occupate dalle merci depositate, quindi dai blocchi di marmo e dalle rinfuse, dai capannoni che sono stati costruiti di recente, dovrebbero essere restituite a una vocazione di tipo turistico. La vocazione di tipo turistico di due parti, una relativa al turismo da crociera, una relativa invece al turismo del porticciolo turistico, quindi alla nautica da diporto e a tutte quelle attività che un porticciolo turistico si porta dietro, cioè locali, bar e attrattive per i giovani che troverebbero uno sfogo senza disturbare più le persone anziane. Lavoro, moglie, figlio, nipote, ci chiamiamo lì. Oltre alla parte turistica abbiamo anche una modifica per quanto riguarda la parte commerciale, perché c'è una parte dedicata alle attività produttive che è quella della realizzazione di un molo di allestimento yacht e di un travel lift per le aziende che producono yacht e hanno grandi difficoltà a varare le barche. La parte turistica sarebbe realizzata convertendo spazi che attualmente hanno una funzione commerciale, quindi quei capannoni che vedete sul porto quando andate a passeggiare, in tutta una serie di locali di non più di 2 piani dove le persone possono andare a passeggiare tranquillamente e tutta la passeggiata del porto si trasformerebbe nella passeggiata più lunga di tutto il Tirreno settentrionale, attirando molti turisti che anche da fuori potrebbero venire e passeggiare guardando il mare, cosa che oggi non è facile da fare perché tanti salgono sopra la diga foranea, salgono sulla diga foranea per passeggiare, questa cosa chiaramente non è permessa anche se poi tutti lo fanno. Noi vorremmo restituire la passeggiata sulla diga foranea alla città. In fondo sarebbe realizzato un terminal crociere, di cui vedremo qualche esempio nella slide successiva. Relativamente, ma ancora avanti, questi sono degli esempi di terminal crociere, che chiaramente sono degli edifici di solito di un paio di piani, che verrebbe realizzato tutto dove oggi ci sono depositi di merci, rinfuse, condini di ferro, blocchi di marmo, polvere accatastata, e che sarebbe possibile chiaramente usufruire da parte della città, però avrebbe una grande ricaduta su tutto il turismo della città, perché ovviamente i croceristi vengono per fare il giro delle cave, il giro della città, il giro dei musei, il giro dei laboratori, portando molto molto lavoro sul territorio, ed è un lavoro che non consuma il territorio come la sola estrazione, perché il marmo può dare molte risorse che non lo consumano. In questo caso la parte artistica attira anche turisti che vengono a vedere nei nostri laboratori come si realizzano le opere d'arte, e questo può dare una forte spinta all'economia locale. Sempre rimanendo invece sulla parte commerciale e produttiva, nella costruzione delle imbarcazioni da diporto la maggior parte del valore, la maggior parte delle ore lavorate, quasi il 90%, avviene nell'ultima parte della realizzazione di uno yacht o di un'imbarcazione. La prima parte, la costruzione dello scafo, conta solo per il 10-20%. L'80-90% avviene nella fase successiva di allestimento e poi la barca deve essere messa in mare. Oggi la maggior parte delle imbarcazioni che vengono costruite nella zona industriale, anche sia di Avenza che di Massa,
devono essere varate come scafo e poi vanno a fare allestimento in altri posti come Viareggio, come Livorno, dove viene, si mantiene la maggior parte del lavoro e del valore, mentre noi vorremmo che il lavoro rimanesse all'interno del porto di Carrara, rimanesse all'interno della nostra città. Per questo sarebbe necessario costruire delle piccole officine che necessitano a tutti quei cantieri che varano e allestiscono le imbarcazioni. Quindi questi sono degli esempi, ad esempio del travel lift che serve per varare le barche che oggi devono essere messe in mare con grandi spese e grandi rischi utilizzando le grosse gru della porto di Carrara che adesso mettono in mare le barche con dei prezzi che chiaramente mettono fuori di mercato l'intera filiera della produzione che è quella del refitting della nautica che potrebbe dare lavoro a moltissime persone. Questa è l'immagine, la vista dall'alto di quello che immaginiamo noi come porto. Ricordatevi quello che è successo pochi anni fa e la slide successiva invece è quello che prevede l'attualmente vigente piano regolatore portuale. A queste elezioni non ne sentirete parlare, perché? Perché non porta voti dire che si vuole costruire alla foce del Carrione o alla foce del Lavello, ma questo progetto è attualmente in vigore, non si è fermato niente, semplicemente non ne sentite più parlare, ma questo progetto è sempre in via di realizzazione ed ha tra le sue principali follie l'incrocio dei flussi commerciali, quindi tutti i camion che vanno al porto, che entrano dove ci sono le attività commerciali, dove ci sono i turisti, mentre nella idea della Regione Toscana e attualmente nel progetto dell'autorità portuale, i turisti devono andare tra il Carrione e il Lavello, in un'area che invece completamente si incrocia con tutti i flussi industriali. Questo per noi è molto sbagliato. Abbiamo fatto vedere questa slide perché non se ne parla più di questo porto dopo l'alluvione, perché non paga più dal punto di vista elettorale, ma è sempre lì, quindi ricordatevi. È ovvio che, torna indietro per favore, è ovvio che per realizzare il porto che abbiamo in testa noi ci sono numerose criticità anche normative, siamo consapevoli di questo, ci sono delle norme regionali, delle norme nazionali che hanno bisogno di essere modificate. Ed è anche per questo che noi che abbiamo rappresentanze in regione, rappresentanze in Parlamento, siamo gli unici che possiamo cambiare realmente anche quelle cose che hanno bisogno di tutta la filiera a tutti i livelli istituzionali. Grazie. Allora, a questo punto direi di lanciare l'ultimo blocco di presentazione dei candidati al Consiglio Comunale. Michele Calma, 47 anni. Michele Palma, 47 anni, consulente informatico, vive a Marina di Carrara con moglie, due figli e due gatti. Ha deciso di candidarsi col Movimento 5 Stelle perché pensa che la delega a questa classe politica non funzioni e crede che i cittadini in questo momento delicato debbano farsi istituzione e partecipare in prima persona ai processi decisionali. Sogna con De Pasquale sindaco che la nostra città torni a essere non solo un insieme di case e palazzi, ma una comunità di persone. Anna Maria Piombino, 46 anni, commessa, vive ad Avenza con il marito Stefano e un gatto di nome Leo. Ha deciso di candidarsi col Movimento 5 Stelle perché durante i tanti anni lavorativi, ascoltando le persone e i loro brevi racconti di vita, ha potuto toccare con mano l'animo di chi si sente primo e di chi si sente ultimo, convincendosi che sono le persone a fare la città e non viceversa. Sogna con De Pasquale sindaco una città che accolga e coinvolga tutti, valorizzando le sue ricchezze e potenzialità, consapevole di poter diminuire le sue attuali criticità con impegno costante. Daria Raffo, 44 anni, vive a Carrara con il marito e gli adorati animali, si occupa di bambini, anziani e disabili e ha una grande passione per le nostre apuane. Ha deciso di candidarsi col Movimento 5 Stelle perché crede che sia l'unica alternativa possibile per ricominciare a costruire una città viva e ben amministrata nell'interesse di tutti i cittadini. Sogna con De Pasquale sindaco una città che riesca a far fronte all'emergenza sociale con una gestione equa, condivisa e partecipata delle risorse del nostro territorio.
Daniele Raggi, 46 anni, architetto, vive a Marina di Carrara con compagna e figlia. Ha deciso di candidarsi col Movimento 5 Stelle per continuare un percorso iniziato circa 6 anni fa col gruppo di Carrara, di cui condivide pienamente i valori e le numerose azioni proposte nel corso degli anni. Sogna con De Pasquale sindaco un'amministrazione che finalmente sia in grado di dare delle risposte ai tanti cittadini che per la maggior parte in silenzio nel corso degli anni hanno completamente perso la fiducia nella politica. Francesca Rossi, 44 anni, imprenditrice commerciante, vive a Carrara Centro con il marito, due splendidi figli e gli amati animali. Ha deciso di candidarsi col Movimento 5 Stelle perché convinta che si tratti della sola e unica forza politica in grado di cambiare radicalmente l'ossatura di un'amministrazione vecchia e clientelare, mettendo finalmente al centro i cittadini e i loro bisogni. Sogna con De Pasquale sindaco una città attiva e attraente che faccia finalmente promozione di se stessa per poter recuperare la propria vocazione turistica. Giacomo Santini, 48 anni, agente di commercio, risiede a Carrara con la moglie, quattro gatti e un cane. Ha deciso di candidarsi col Movimento 5 Stelle perché da questo progetto portato avanti con passione e convinzione da semplici cittadini che sarà possibile un passo alla volta ricostruire la nostra città e il nostro territorio. Sogna con De Pasquale sindaco una città amministrata con onestà, buonsenso, merito ed equità e tutto ciò che di meglio una comunità coesa e determinata. E si è giunto il momento di un impegno diretto da parte dei cittadini. Sogna con De Pasquale sindaco di poter dare il proprio contributo per riuscire a restituire a Carrara, ormai disastrata, il lustro che merita. Nives Spattini, 59 anni, assistente amministrativa al liceo Marconi, ha un marito e tre figli e vive a Carrara. Ha deciso di candidarsi col Movimento 5 Stelle per partecipare al cambiamento della città governata dalla solita casta politica autoreferenziale, lontana dalle reali necessità dei cittadini e sorda ai problemi del territorio. Sogna con De Pasquale sindaco la rinascita culturale e produttiva di Carrara attraverso uno sviluppo sostenibile ed un'amministrazione solidale della cosa pubblica affinché nessuno debba rimanere indietro. Michele Palma, Anna Maria Piovino, Daria Marco, Daniela Rossi, Giacomo Santini, Vito Pontoni, Giulio Santini. Siamo così arrivati ai saluti e ai ringraziamenti. La strada da fare ce ne sarà tanta, il lavoro da fare poi sarà indubbiamente male, però ci riteniamo pronti per affrontare le sfide che ci attendono. Per non lasciar perdere, passare inutilmente questo tempo da qui all'11 giugno, invitiamo al prossimo appuntamento e sarà un evento pubblico dal titolo Soldi pubblici, soldi tuoi, bilancio e partecipazione, che abbiamo programmato per sabato 15 aprile alle 16.30 nella sala conferenze dell'autorità portuale di Viale Colombo, in modo tale che così cominciamo a renderci conto di come secondo noi vanno gestiti i soldi che sono della collettività. E ricordiamo anche del banchetto che ci sarà domenica all'ingresso della passeggiata del porto a Marina di Carrara, dove si continuerà la raccolta firme. A proposito, chi non avesse firmato per la lista può farlo, lì fuori c'è il consigliere Federico Boni che vi aspetta numerosi. Scarso di equivoci, chi sottoscrive la lista del Movimento 5 Stelle non può sottoscrivere altre liste.